L'avventura di The Running Club nasce 9 mesi fa. È stato il 1° marzo 2023, il giorno in cui abbiamo iniziato a pubblicare i primi contenuti sul sito e sul canale YouTube. L'idea però nasce qualche mese prima e abbiamo lavorato dietro le quinte un po' per poter iniziare a partire. Poi di cose ne sono successe tante, ma ne parleremo magari un'altra volta. Prima di quelle settimane però l'idea di The Running Club covava in me da molto tempo. Perché? Perché sono una persona che lavora nel mondo della tecnologia e dell'editoria online da oramai 26 anni e soprattutto sono un podista appassionato da tanto tanto tempo. La mia carriera professionale combina due anime che sono apparentemente molto distinte. Da un lato sono un giornalista, mi piace scrivere e raccontare le cose in un modo competente e autorevole, ovviamente tenendo conto di quelle che sono le mie capacità. Dall'altra parte sono anche un imprenditore. Ho un'azienda che opera come editore nel mondo dell'informazione online da oramai tanti tanti anni. A questo aggiungo una passione nata più o meno nel 2010, quando avevo 35 anni e come tutti i bravi 35enni ero un sedentario che mangiava male, che lavorava seduto a una scrivania e che passava troppo poco tempo a muoversi e a fare un po' di attività sportiva. Scopro la passione per la corsa che mi letteralmente cambia la vita e che non mi ha mai abbandonato. Da quel momento non mi sono più voltato indietro e ovviamente ho iniziato a informarmi guardando che cosa c'era online legato al mondo della corsa, per scoprire qualche cosa di nuovo e per imparare tanto. Ho quindi iniziato a seguire un po' tutti quelli che facevano informazione sul mondo della corsa, soprattutto nel web italiano. E devo confessare che c'era sempre un po' di insoddisfazione. Tante cose erano sicuramente fatte molto bene e belle, c'era tanta passione dietro, però mi mancava una proposta che fosse un po' come la volevo io. Perché ho il problema che facendo questo di mestiere sono, come dire, un po' attento a tutto quello che viene fatto e proposto. Di conseguenza nella mia mente è nata l'idea di fare un qualche cosa di mio, che poi è diventato The Running Club. Perché preso dal poco tempo e dalle tante cose da fare non trovavo mai lo spazio giusto. Però l'occasione si è presentata circa un anno fa, coinvolgendo Andrea, e abbiamo iniziato appunto, come detto, il 1° marzo 2023 con le prime pubblicazioni. C'è un elemento che caratterizza quello che facciamo in The Running Club. Siamo una testata giornalistica ed è una scelta ben precisa perché per me essere una testata giornalistica vuol dire avere un patto di fiducia stretto con i lettori. Vuol dire che io devo garantire un'informazione che sia obiettiva, seria, attendibile, come la farebbe un appassionato senza essere influenzato da tutto quello che gira attorno a questo mondo. Ha un codice etico e questo codice etico cerchiamo di applicarlo tutti quanti all'interno di The Running Club. Il patto, come vedete, è forte ed è difficile da portare avanti, ma lo facciamo volentieri perché crediamo che questo sia per noi il modo giusto. Allora Paolo, ci stai dicendo che essere testata giornalistica è l'unico modo per fare dei contenuti di qualità? Assolutamente no. Nel web ci sono tante proposte, in italiano, non solo in italiano, di contenuti sul mondo della corsa fatti molto bene. E sono fatti bene perché io vedo dietro queste persone la stessa etica che cerchiamo di portare avanti noi, anche se non hanno una testata giornalistica registrata. Andate avanti così. Dall'altra parte però essere una testata non è necessariamente un biglietto da visita che garantisca al 100%. In alcuni casi ho visto un po' di cose che, insomma, mancava passione, mancava quell'attenzione, mancava quell'impegnarsi, essere attenti, cercare di proporre qualche cosa di nuovo che cerchiamo di fare ogni giorno. Mancava quel patto coi lettori importante dove noi di qui ci mettiamo in gioco per cercare di darvi l'informazione più chiara. E credetemi, è faticoso e vi faccio un esempio. I test delle scarpe. Per noi una recensione passa attraverso 150 km di test. Che siano tanti o pochi, non è questa la sede per parlarne. Ve ne ho raccontato nel mio editoriale del mese scorso. L'elemento particolare è che sostanzialmente non lo fa nessuno, sempre per tutte le scarpe. Noi abbiamo fatto questa scelta perché crediamo che in questo modo si riesca a avere un contenuto innanzitutto di qualità che non fanno altri, ma che soprattutto corrisponda nel limite del possibile al vero, pur con tutti quanti i nostri limiti. È un servizio che facciamo a voi lettori, ma anche alle aziende che sanno che quando lavorano con noi per un test in prodotto, questo è testato veramente. Io mi ero veramente stufato di vedere tante recensioni di gente che prendeva le scarpe e che con la scusa di averne indossate 50 nella sua vita mi poteva raccontare lo scibile su quella scarpa semplicemente facendoci un giro di pista e tenendola tra le mani. Non funziona così. E voi che le scarpe le comprate lo sapete benissimo. Essere una testata giornalistica quindi per noi è un patto di fiducia, come dicevo, che vogliamo stipulare con voi lettori e cerchiamo di portarlo avanti.
ci sembra che il feedback che ci avete fornito fino adesso vi abbia fatto cogliere questa diversità e l'abbia fatta apprezzare. Il mio invito quindi dopo 9 mesi è di vedere i passi in avanti che abbiamo fatto, le persone che nel frattempo sono entrate a lavorare e a collaborare con noi e soprattutto vi chiedo di continuare a darci quel prezioso feedback, perché noi guardiamo il nostro lavoro, ma siete voi quelli che poi lo devono giudicare e aiutarci magari a fare degli sforzi ulteriori, a scoprire qualche cosa di nuovo e a proporvi quei contenuti che ritenete essere veramente importanti e interessanti per voi. L'avete fatto fino adesso, vi ringrazio, vi chiedo di continuare a farlo perché è veramente il premio più prezioso che noi possiamo ricevere dall'impegno e dal nostro lavoro quotidiano qui in The Running Club. Vi lascio come sempre, perché è l'augurio più bello che vi posso fare da appassionato. Buone corse!